nel paese di Magliano, proprio fuori, fuori paese, c'è uno degli alberi più antichi d'Italia, voi lo sapete? È un albero vecchio di 3500 anni, l'ulivo della strega. E nei secoli quest'albero ha ispirato molte storie e leggende di stregonerie, di incantesimi, di commerci con il diavolo, storie di demoni che noi potremmo raccontare in una nostra canzone. Chissà che prima o poi non abbiamo una nostra canzone sull'olivo della strega. Penso che arriverà presto per questa canzone, ma nel frattempo vi racconteremo un'altra storia di diavoli. È una storia dove il protagonista arriva addirittura a casa al diavolo. E come ci arriva secondo voi? A cavalluccio su un caprone, in una bella notte di luna piena. Le streghe di Barganza. Non più treni né cavalli, non più macchine né vagoni, or ci sono certi caproni, fa più vegliare il pensiero. C'è stato. Ti regalerà a tutt'ora che gli è. Un giorno era Barganza, come nata ad un festino, era sempre a me vicino, le ragazze a favela, poi venne l'ora della partenza, e non ti chiese d'andare con sé, io l'accompagno di conseguenza, che bello andare a tutt'ora che gli è. Scorrendo per la via, ci portò tanto lontano che le stelle con la mano ci pareva di no.